Investimenti importanti in tutto il sistema sanitario regionale e oltretutto senza lasciare debiti, perché sono fondi che avevamo disponibili, una cifra importantissima, difficile rilevare qualcosa di simile in altri periodi. Questo ci permette di avere tecnologie come quella di oggi, 5 milioni e 700 mila euro di investimenti in queste macchine, la radioterapia delle Marche in grado di offrire praticamente tutto per i nostri pazienti, per i cittadini marchigiani, che è giusto che abbiano qui la risposta al loro bisogno di salute in malattie così importanti come quelle oncologiche. Una vera e propria rete che ha visto in pochi anni rinnovare gli acceleratori lineari in tutte e quattro le radioterapie. Questo è l'ultimo intervento, il più importante, il più significativo, ma dentro una rete che si è arricchita, si è rafforzata, che permetterà in tutto il territorio regionale, in una appunto logica di rete, di avere per il cittadino quello che serve. Tecnologie che non creano disoccupazione, quello che accade purtroppo in altri settori, perché anzi, per esempio qui a Torrette, negli ultimi 4 anni ci lavorano 300 persone in più, quindi anche un incremento interno di personale per fare in modo che la crescita di produzione e di risposta abbia anche le persone che accompagnano. La sanità si basa su di loro, è il contributo essenziale. Dare tecnologie e fare gli investimenti da parte della regione significa mettere queste persone in condizione di dare il massimo ai nostri cittadini. Anche i dati della mobilità sono migliorati, insomma, negli ultimi 2 anni il saldo di mobilità, cioè la differenza tra attiva e passiva, ha visto un forte recupero, un'attività importante, segno che poi gli investimenti e la qualità professionale ci fa passare da una regione, chiamiamola forte, spinta verso l'esterno, ad essere più attrattivi. Io sono convinto che questa consapevolezza possa ancora crescere. Nell'immaginario collettivo spesso rimane l'idea del passato e non di quello che abbiamo oggi. Occasioni come queste raccontano quello che è stato fatto, fanno vedere gli investimenti. Una tecnologia ad altissima precisione che colpisce la lesione, lascia sani, risparmia i tessuti buoni. Disponibili nelle nostre strutture con anche una quantità di macchine difficilmente riscontrabili nello stesso posto. In un sistema regione che lavora sempre più assieme. La nostra sanità è ormai da anni punto di riferimento nel benchmark Eilea, ma un cambiamento c'è stato, lo abbiamo fatto negli ultimi anni spendendo, investendo. È più difficile essere benchmark nella spesa quando si spendono e si investono più risorse, perché dall'altro lato ci deve essere la crescita di risposta, di servizi e di produzione. Noi siamo riusciti a fare questo, a spendere di più, investire di più e recuperare e avere tante più risposte in termini di spazi, servizi. Questa attività, per esempio, negli ultimi 4 anni è passata da 5.000 prestazioni di alto livello a 15.000, cioè ha triplicato le prestazioni a favore dei cittadini marchigiani. Noi vogliamo, insomma, fare in modo che tutti possano trovare qui la risposta al loro bisogno di salute.